anche con questa foto, una esclusiva di chi l'ha visto, del programma di successo di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Ecco, credo che questa sera poi si manderà in onda il video Sì, integrale, no, della esatto. televisione russa, dove questa ragazza ha detto: io sono stata rapita, sono in cerca di mia madre, Cinzia. Sì, ma la somiglianza, devo dire, è incredibile. Inoltre, lei dice di essere stata rapita e di essersi trovata in un campo. Poi ha cercato i suoi genitori e quindi è approdata alla televisione e sta facendo un appello alla madre, dispostissima a dare il DNA. Quindi Pina Maggio si sta preparando per avere tutti i documenti e partire subito per la Russia. Perché il momento in cui avremo il DNA e lei è disposta a Certo. darlo, noi sapremo se quella bambina scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa, quindi avrebbe 21 anni. Sia stata effettivamente rapita da qualcuno e venduta, cosa che si pensava, vi ricordate, era stata segnalata da un carabiniere, l'aveva vista insieme a delle persone, la chiamavano Dayan, Denaz, così, quindi degli stranieri l'avevano chiamata, poi invece si erano persi, quindi può darsi benissimo, voi sapete che Jessica Pulizzi è stata assolta, è la figliastra, quindi si pensava che lei l'avesse rapita, è stata assolta, quindi qualcun altro l'ha rapita e potrebbe effettivamente essere arrivata in un campo in Russia. Io veramente spero tantissimo che, guardatela, guardiamo la bocca, gli occhi e anche l'età. L'età sembra veramente la stessa età, 21 anni avrebbe oggi la piccola Denise Pipitone. Speriamo, guarda, Eleonora, veramente. Beh, Cicchipone, questa sarebbe veramente una grande svolta. Chiaramente l'avvocato ha detto che bisogna essere molto cauti, speranzosi, ma cauti. L'avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, dice pronti per l'esame del DNA. Certo, queste due immagini messe insieme sono molto, molto forti. Ha ragione l'avvocato perché se non fosse lei per la povera signora sarebbe un'altra mazzata spaventosa, quindi come dire giusto l'entusiasmo ma evitiamogli un altro trauma. Mi viene in mente che se fosse veramente Denise c'è speranza per tutti coloro che aspettano notizie dei loro cari perché dopo tanti anni tranne trasmissioni come le tue e come chi l'ha visto non ne parla più nessuno, ma ci sono famiglie in attesa da 5, 10, 15 anni e non smettono di sperare di aspettare. Se infatti la Allora, tratta dei sì, bambini è un avvocato fenomeno. Gassani qua dice siamo speranzosi ma sempre cauti perché abbiamo avuto chiaramente tante Tante delusioni, delusioni, sì. vogliamo fare l'esame del DNA, pare che ci sia anche la disponibilità della ragazza, che è una storia molto particolare da quello che abbiamo appreso, vedremo, è una notizia su cui lavoriamo da 5-6 giorni e così proprio continua l'avvocato, stasera dice ne sapremo di più perché appunto è una storia è un'esclusiva di chi l'ha visto, a dirlo è all'ADN Cronos Giacomo Frazzita, che è il legale di Piera Maggio. Ricordiamo Piera scomparsa nel nulla il 1 settembre del 2004, quando aveva appena 4 anni, mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, nella Trapanese. Ecco, C'è un allora per cui. fenomeno, la tratta dei bambini. Purtroppo, sì, il Ministero dell'Interno potrebbe tranquillamente diffondere dei dati particolarmente allarmanti, cioè di quanti bambini sono stati rapiti negli ultimi anni, parlo degli bambini italiani, ma ci sono anche quelli francesi, spagnoli, tedeschi, e portati in altri paesi. È un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa pensare, perché esistono anche le adozioni attraverso i rapimenti. Non ci sono soltanto le adozioni con gli avvocati e i tribunali, ci sono anche le adozioni dei rapimenti che esistono, diciamo, da quando esiste l'essere umano. Per cui questo potrebbe essere indubbiamente un caso risolto, ma ce ne sono tantissimi che Mauro purtroppo Romano, di non cui hanno abbiamo parlato soluzioni. ieri. Ovviamente, ecco, come giustamente ha detto la collega, ci vuole la cautela perché, insomma, l'illusione poi determina delusioni enormi, quindi ci andrei piano. Allora, sì, anche perché, insomma, diceva giustamente l'avvocato, siamo stati delusi tante Tante volte, volte. loro di segnalazioni ne hanno avute tante, Tante. c'era anche qualche.
importante. Pazzo, ma, che ogni tanto... Esatto, ogni tanto che, sì, sì, che chiamava, ma poi soprattutto c'era stata quella fotografia ripresa, no? Questa bambina insieme a tre stranieri, quel carabiniere che l'aveva inseguita, l'aveva sentita parlare, parlava italiano, quindi c'era quasi arrivato, eppure sparita. Quindi ci sono stati diversi momenti in cui la povera Piera Maggio ha sperato veramente che fosse sua figlia. Speriamo sia la volta buona. Tutto questo dopo aver escluso Jessica Polizzi, perché ricordiamo che la figliastra è stata processata perché si pensava che l'avesse rapita lei e poi l'avesse data a qualcun altro. Lei è stata assolta in Cassazione, quindi noi dobbiamo rispettare quella la giustizia. Quella pista è chiusa. Quindi evidentemente qualcuno l'ha vista giocare, lei era davanti alla casa della nonna perché la mamma aveva un corso, quindi era insieme ad altri bambini davanti a casa della nonna, come è successo a Mauro Romano, di cui abbiamo parlato ieri. Beh, la stessa cosa potrebbe essere successo a bambina, qualcuno è passato con la macchina. L'avvocato mi ha un po' impressionato prima quando lei citava i numeri, senza avere i numeri esatti. Quanti sono questi bambini rapiti? Ma si parla di decine di migliaia degli ultimi 50 anni. No, beh, decine di migliaia in 50 anni, un numero enorme. Ogni anno spariscono decine di bambini, ma non so, infatti io chiedo. Vorrei sapere il Ministero degli Interni che dati ci può offrire, certo. Perché soltanto il Ministero degli Interni lo sa, perché riceve tutte le denunce e quindi potremmo capire il fenomeno. La somiglianza da questa immagine, da questa fotografia è fortissima. Abbiamo visto chiaramente, ma poi lo manderanno sicuramente in onda questa sera, l'appuntamento è con il programma di Rai 3 Chi l'ha visto, condotto da Federica Sciarelli, però la somiglianza da questa immagine è forte. Abbiamo visto anche i video, no, che sono sulla TV russa e che appunto raccontano di questo appello, e dice proprio la Sciarelli sull'ANSA regionale, dice: le coincidenze temporali ci sono. E anche una vera somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina russa venne trovata in un campo nel 2005, spiega ancora. Quindi Federica giusto, ma chiedo scusa, un campo all'ANSA, profughi? E non sapendo chi sia la sua vera madre, possiamo mettere, ecco, grazie alla fotografia. Non sapendo chi sia la sua vera madre, è andata in una trasmissione TV russa per mostrare il suo volto e lanciare a sua volta un appello alla vera famiglia. Ora anche la giornalista dice: vanno fatte tutte le verifiche, occorre avere pazienza ed essere scrupolosi. Invece la Piera Maggio ha parlato anche lei con l'ANSA insieme al suo avvocato, dice: questa notizia chiaramente è una notizia che ci fa essere speranzosi, ma attendiamo l'esame del DNA. Ecco, per cui potete immaginare, insomma, anni di avvistamenti, presunti avvistamenti, senza poi esiti positivi, che cosa possano scatenare nell'animo, nel cuore di una madre. Fra l'altro a Piera Maggio mandiamo un grande abbraccio fortissimo, l'abbiamo avuta tante volte anche qui nella nostra trasmissione, l'ho intervistata molte volte, è una donna di grande coraggio, di grande forza, è veramente una combattente, non ha mai mollato in questi anni alla ricerca di sua figlia e di quello che può essere accaduto a quella bambina.